Ciao a tutti, siamo qui con una nuova ricetta per voi, molto semplice, sempre pochi ingredienti, quindi abbiamo del cioccolato fondente al 75%, 3 tavolette e 300 g di acqua. Basta. Iniziamo a spezzare il cioccolato. Lo mettiamo in una ciotola e andiamo a riscaldarlo al forno a microonde. Inseriamo il cioccolato nel forno a microonde a bassa potenza e prestiamo attenzione a non riscaldarlo troppo, perché altrimenti avrebbe un gusto acidulo e sgradevole. Quindi cerchiamo di fare questa cosa in 3 step. Mescoliamolo di tanto in tanto e continuiamo a riscaldare. Perfetto, il nostro cioccolato fondente è pronto, quindi andiamo a preparare la nostra mousse vegana. A questo punto inseriamo il cioccolato fuso in planetaria. Chiaramente, se non avete la planetaria, potete utilizzare tranquillamente uno sbattitore. Mettiamo alla velocità minima e aggiungiamo 300 g di acqua tiepida. È essenziale che l'acqua sia tiepida per non creare shock termici e quindi il cioccolato diventi migliore. Iniziamo ad aumentare la velocità. Abbiamo così ottenuto praticamente una massa grassa come se fosse della paglia. Quindi cominciamo a montare questa massa grassa. Anche in questo caso è importante non superare una certa velocità, perché altrimenti otteniamo lo stesso effetto duro della paglia. Perfetto! La nostra mousse è pronta. E allora versiamola subito nel sac à poche aiutandoci con un mestolino. Regolatevi chiaramente in base alla consistenza. Abbiamo preparato anche dei bicchierini. E allora, utilizziamo un po' di crumble, potete usare anche un biscottino sbriciolato. Aggiungiamo la mousse, un goccino di marmellata di albicocche o confettura di lamponi, quello che preferite. Un altro strato di croccante. E finiamo sempre con un crumble e qualche puntina di confettura. Mousse al cioccolato vegana e io resto a casa. Thank you.